Buonasera e benvenuti al diario di Papa Francesco. Benvenuta Suor Svonka Mikez, missionaria delle Figlie di Maria Ausiliatrice. Buonasera. E saluto un altro missionario collegato con noi da Baoro, nella Repubblica Centroafricana, Padre Aurelio. Benvenuto, Padre Aurelio. Ciao, grazie, grazie a tutti. Padre Aurelio Gazzera, per la precisione, mi ero dimenticato il cognome. In ogni modo, la cosa che vi unisce non è soltanto quella di essere missionari, ma di lavorare, di dedicare una parte importante della vostra missione ai bambini. E tutto questo perché nel mese di novembre Papa Francesco, affidandosi naturalmente alla rete mondiale di preghiera, ci chiede di pregare per i bambini che soffrono. Allora sentiamo la preghiera di Papa Francesco. Todavía hay millones de niños y niñas que sufren y viven en condiciones muy parecidas a la esclavitud. No son números, son seres humanos con un nombre, con un rostro propio, con una identidad que Dios les ha dado. Demasiadas veces olvidamos nuestra responsabilidad y cerramos los ojos ante la explotación de estos niños que no tienen derecho ni a jugar, ni a estudiar, ni a soñar. Ni siquiera tienen el calor de una familia. Cada niño marginado, abandonado por su familia, sin escolarización, sin atención médica, es un grito que se eleva a Dios y acusa al sistema que los adultos hemos construido. Un niño abandonado es culpa nuestra. No podemos permitir más que se sientan solos y abandonados. Necesitan poder recibir una educación y sentir el amor de una familia para saber que Dios no los olvida. Recemos para que los niños y niñas que sufren, los que viven en las calles, las víctimas de las guerras y los huérfanos, puedan acceder a la educación y redescubrir el afecto de una familia. In Mozambico, da 30 anni sei in missione in Africa con i bambini, e le immagini che abbiamo visto, che erano immagini molto forti, questi volti che noi abbiamo visto in televisione adesso, tu li vedi tutti i giorni. A chi ti fa pensare questa preghiera? Questa preghiera che Papa ha pronunciato mi fa pensare veramente a tantissimi volti dei bambini dell'Africa, dell'Angola, di Mozambico e anche di altre parti del mondo, con certezza. Ma ho in mente quelli che incontro tutti i giorni, un Adam, una Eva, un João, un'Elisabetta, che vengono, che arrivano alla nostra missione, che sono nostri allievi, che vengono qualcuno con l'occhio triste perché ha fame, o l'altri con la necessità proprio di studiare. Quindi un mondo di belli volti dei bambini, che ne ho incontrati tantissimi veramente in questi 30 anni di lavoro nella missione. Tu ti sei confrontata anche con il tempo della guerra, con quello della fame, con quello dello sfruttamento. Qual è il tuo impegno in particolare? Sì, i primi anni della mia missione in Africa, in Angola, era tempo di guerra. Mi ricordo proprio il secondo anno della missione, se voglio essere concreta, quando abbiamo dovuto assistere un campo proprio dei rifugiati che fuggivano dalla guerra, dove erano più di 500 bambini, dove andavamo tutti i giorni a portare il pane e il latte che un'organizzazione era italiana ci dava, e noi distribuivamo tutti i giorni. Vedere le mamme impotenti diante dei suoi figli con fame, che piangevano, ammalati,
una realtà triste che oggi, grazie a Dio, in Angola sta cambiando. In Mozambico penso in tutti quei bambini che ho visto 2 anni fa, 3 anni fa, al nord del Mozambico, nella provincia del Capo Delgado, che fuggivano dal conflitto che ancora esiste fino ad oggi, che fuggivano alcuni con le sue mamme perché i papà rimanevano nella guerra o sono stati morti. Altri fuggivano con altri familiari o vicini del villaggio perché la morte, la guerra, il fuoco ha distrutto un po' tutto. Quindi bambini tristi, ma anche ho in mente negli occhi i bei bambini felici, soprattutto quelli che hanno la possibilità di arrivare alle nostre missioni, dove lavoriamo soprattutto per il bene di questi bambini. Padre Aurelio, la realtà della guerra è una realtà che tu nella Repubblica Centroafricana conosci bene. A quali bambini ti fa pensare la preghiera di Papa Francesco? A tanti bambini, e veramente fa pensare che facciamo sempre troppo poco. Qui i bambini in Centrafrica, ma un po' in tutta l'Africa, sono più del 50%, i giovani fino ai 18 anni. La popolazione più del 50% è rappresentata dai bambini. E la guerra purtroppo è una realtà con la quale ci confrontiamo da anni, adesso è un pochino più calmo, ma non sappiamo fino a quando. E quello che cerchiamo di fare è appunto quello di servire per quanto possiamo. Qui abbiamo i bambini del nostro asilo, poi ci sono le scuole in città, nei villaggi, ci sono 9 villaggi qua vicino dove abbiamo delle scuole, 6 dove sono le scuole materne. Cerchiamo anche di fare qualcosa. Proprio ieri ero in una a vedere praticamente il problema. Abbiamo qualche problema con il collegamento con Padre Aurelio, speriamo tra pochissimo di poter tornare da lui. Torniamo invece alle parole di Papa Francesco, perché Francesco dei bambini sfruttati, sofferenti, abbandonati ha parlato in più di un'occasione, non soltanto nella preghiera per questo mese di novembre. Tanti bambini fin dall'inizio sono rifiutati, abbandonati, derubati dalla loro infanzia e del loro futuro. Qualcuno osa dire, quasi per giustificarsi, che è stato un errore farli venire al mondo. Questo è vergognoso. Non scarichiamo sui bambini le nostre colpe, per favore. I bambini non sono mai un errore. La loro fame non è un errore, come non lo è la loro povertà, la loro fragilità, il loro abbandono. E non lo è neppure la loro ignoranza o la loro incapacità. Tanti bambini che non sanno cosa è una scuola. Ogni bambino emarginato, abbandonato, che vive per strada mendicando e con ogni genere di espedienti, è un grido che sale a Dio e che accusa il sistema che noi adulti abbiamo costruito. Ma anche nei paesi cosiddetti ricchi, tanti bambini vivono drammi che li segnano in modo pesante. In ogni caso, sono infanzie violate nel corpo e nell'anima. Ma nessuno di questi bambini è dimenticato dal Padre che è nei cieli. Nessuna delle loro lacrime va perduta, come neppure va perduta la nostra responsabilità, la responsabilità sociale delle persone, di ognuno di noi e dei paesi.
Mi colpisce molto questo doppio furto a cui fa riferimento Papa Francesco, il furto dell'infanzia che va assieme al furto del futuro. Ma è possibile una restituzione di infanzia e di futuro? Credo di sì. L'esperienza anche della missione me lo dice. 30 anni di esperienza della missione in Africa, dell'Angola, quello che ho trovato quando sono arrivata e quello che trovo oggi veramente mi dice che il lavoro educativo, il lavoro, io dico, missionario, fa miracoli ancora oggi e restituisce ai bambini, sì, la possibilità di studiare, di scuola, di crescita, anche la speranza per le famiglie e un futuro. Mi racconti una storia di un miracolo? Per esempio, quando... Con nome e cognome. Con nome e cognome. Solo il nome, anzi. Abel. Penso nel ragazzino Abel che quando sono arrivata in missione di Kakwakwa in Angola aveva 11 anni. Non andava alla scuola perché era tempo subito dopo la guerra. Viveva in un villaggio, nella missione abbiamo organizzato l'alfabetizzazione per i ragazzini. Era uno dei tanti che veniva all'alfabetizzazione. Avevamo coscienza di che la realtà era difficile, c'era ancora tempo di tanta fame. Allora, insieme all'alfabetizzazione avevano anche il pranzo. Questo faceva con che i ragazzi non desistevano dalla scuola. Questo ragazzino ha fatto l'alfabetizzazione, dopo è entrato nella scuola regolare, ha cominciato a studiare, ha fatto fino alla terza media nella nostra scuola, ha fatto l'istituto superiore, ha fatto università, oggi è coordinatore nella nostra scuola primaria e secondaria di Kakwakwa. Penso che questo è miracolo. Questo dice che veramente lavoro, dare la possibilità ai giovani di crescere, fa miracoli. Padre Aurelio, abbiamo solo il collegamento audio con padre Aurelio. Hai anche tu un miracolo che ci puoi raccontare? Miracoli. Proprio adesso, in questi giorni, ho accompagnato una ragazza che ha iniziato a studiare da noi piano piano, dalle scuole elementari, poi le medie, adesso ha finito l'università e in questi giorni sta iniziando a lavorare con la Caritas, tra l'altro è come amministratore, quindi per tutto il sistema contabile, ed è un progetto tra l'altro che mira proprio i bambini da 0 a 5 anni nei villaggi più lontani, quindi è un giro che... È un cerchio che si apre all'amore un po' infinito. Ecco. Padre Aurelio, qual è la sfida più difficile, i problemi più grandi davanti ai quali ti trovi? Perché Papa Francesco ne ha elencati tanti, ha elencato la fame, lo sfruttamento, l'orfanezza, l'essere senza genitori o comunque senza affetto, senza educazione. Quali sono i problemi più difficili da affrontare in missione? Ma qui è un paese che ormai è in guerra cronica da 20 anni praticamente, una guerra che va e viene, ci sono momenti abbastanza tranquilli, però dove le istituzioni sono completamente assenti, per cui la scuola è lasciata lì, se ci va qualcuno bene, se non ci va pazienza. In queste scuole dove sto lottando per riaprire, il direttore della scuola ha 2 mesi dall'inizio, non ha ancora iniziato, quindi c'è da una parte tanti bambini, dall'altra parte manca soprattutto nel governo, nelle autorità, così un'attenzione per loro e mettersi al servizio dei bambini. E questo incide tanto, perché i bambini, come dice anche la suora, comunque sono speranza, come dice anche il Papa, e lavorare con loro è sempre una gioia, è sempre, anche se è difficile, e comunque il lavoro educativo in tutti i sensi è senz'altro il più importante. Per te? Anch'io credo nell'educazione, anche noi come salesiane, per noi è il forte. Questa educazione, quando voi offrite per esempio
una esperienza di istruzione, di scuola, soprattutto in contesti di guerra o di estrema povertà, andate anche a intaccare in qualche modo un equilibrio fragilissimo di famiglie, di bambini che magari, e torniamo al tema dello sfruttamento, non vanno a scuola non solo perché magari la scuola non c'è, ma perché devono reggere la famiglia, devono lavorare. Come si fa? Ci sono anche queste situazioni in molte realtà. In una delle nostre missioni facciamo soprattutto anche questo, andiamo di casa in casa nei villaggi cercare le ragazzine che non studiano, che stanno in casa perché devono aiutare, stare con i fratellini più piccoli perché i genitori o chi di famiglia vanno al campo, vanno al lavoro, dipendendo cosa fanno. Quindi quello che noi cerchiamo fare è prendere questi bambini più piccoli per la scuola materna e le ragazzine le offriamo anche un sostegno scolastico speciale, sempre con una merenda o un pranzo che gli garantisce anche la volontà di venire a scuola. E dopo anche le attività pratiche, manuali, un po' di cucito, un po' di attività manuali che aiutano a disinvolvere anche la sensibilità. E per mezzo delle ragazzine arriviamo anche alla famiglia, perché prima di prenderle facciamo un discorso ben chiaro anche con chi sta con loro, se è papà, se è la mamma, se sono due, se sono, a volte sono i nonni o i zii, perché le famiglie sono molte famiglie anche disorganizzate, che assicurano che sì, che la ragazzina può venire a scuola, che sarà il futuro della famiglia. In altre realtà, magari le famiglie che hanno meno possibilità, riusciamo a prenderle e metterle anche nei nostri internati. Lì è già dopo la realtà diversa. Quindi la ragazzina ha possibilità... Quindi un'esperienza residenziale, diciamo. Esatto, così. Di una formazione più completa. Torniamo alle parole di Papa Francesco, sempre con al centro i bambini. Gesù ci insegna a chiedere al Padre il pane quotidiano e ci insegna a farlo uniti a tanti uomini e donne per i quali questa preghiera è un grido, spesso tenuto dentro, che accompagna l'ansia di ogni giorno. Quante madri e quanti padri ancora oggi vanno a dormire col tormento di non avere l'indomani pane a sufficienza per i propri figli? Immaginiamo questa preghiera recitata non nella sicurezza di un comodo appartamento, ma nella precarietà di una stanza in cui ci si adatta, dove manca il necessario per vivere. E adesso ci farà bene fermarci un po' e pensare ai bambini affamati. Pensiamo ai bambini che sono in paesi in guerra, i bambini affamati dello Yemen, i bambini affamati nella Siria, i bambini affamati in tanti paesi dove non c'è il pane, nel Sud Sudan. La questione della fame è sicuramente la prima e più urgente, però spesso credo in missione il pane c'è e il morso della fame si combatte, sì, con un pasto e si risolve almeno per quella giornata. Le altre ferite però, penso alle ferite dell'infanzia rubata, dello sfruttamento, della mancanza di affetto, della mancanza di gioco o di sogno, come dice Papa Francesco, come vanno curate? Sono più difficili, hanno bisogno di più tempo? Sì, è più facile dare un pane e soddisfare la fame immediata che forse altre ferite, come lei dice, per esempio dell'affetto, di sentirsi voluto bene, di sentirsi accarezzato. E questo almeno l'ho sperimentato molto in prima persona, perché quando tu vedi, apri la porta nella missione, vai per strada, moltitudine dei bambini che ti viene dietro, che vuole solo
toccare la persona, perché ha bisogno di essere visto, di essere accarezzato, di essere chiamato per nome, di essere invitato anche, vieni a giocare con noi, vieni alla missione, come stai, la famiglia. Molte volte veramente le famiglie non ci sono, anche se noi cerchiamo anche nelle nostre realtà, soprattutto dove c'è un po' di struttura, che c'è scuola, c'è oratorio, arrivare anche alle famiglie, che né sempre è papà la mamma, a volte è la nonna, a volte sono i zii, a volte sono i fratelli più grandi, perché crediamo che per mezzo dei bambini educare, sensibilizzare le famiglie, perché a volte non è tanto solo per mancanza di mezzi, a volte è veramente proprio la sensibilità che manca, anche se diciamo l'africano è una persona molto calda, molto caloroso. Però ci sono realtà anche di famiglie, soprattutto di famiglie distrutte, per motivi molto vari, che hanno bisogno di molto calore. E questo calore cerchiamo di darlo anche, proprio questo calore umano, che è calore divino, perché l'amore di Dio, io molte volte ho pensato, proprio l'amore di Dio si manifesta in quella carezza che do al bambino che viene all'incontro. Padre Aurelio, quando pensiamo alle missioni ci viene da pensarle soprattutto da un punto di vista organizzativo, e questo perché magari servono strutture per ospitare, accogliere, dare da mangiare, curare, e questo è sicuramente decisivo, ma quanto è importante in missione tutta la dimensione affettiva? È importantissimo, poi l'Africa ha appunto anche questa facilità di rapporti umani, per cui ci si saluta normalmente per strada anche se non ci si conosce, e quindi questo è un dato importante. Noi abbiamo a Bozuma abbiamo aperto un centro per orfani dove i bambini vengono durante la giornata e il resto rimane comunque, il bambino rimane comunque con la famiglia, quindi è un centro per orfani un po' atipico, nel senso che permette comunque agli zii, ai nonni di occuparsi dei nipoti, dei nipoti, dei bambini, e permette una qualche forma di famiglia. Ed è un lavoro enorme, appunto, anche qui come in tanti paesi chi ha più difficoltà poi sono soprattutto le bambine, le donne, all'inizio, nei primi anni di scuola sono numerose, poi tendono a sparire per aiutare la famiglia. Padre Aurelio, non abbiamo più tempo, però vi chiedo di dire in una sola parola che cosa vi hanno regalato, dato queste migliaia di bambini che avete incontrato durante la vostra missione. Una parola sola, Suo Svonka. Molta gioia, molta allegria, molta speranza. Ne dette 3-4, ma va bene lo stesso. Padre Aurelio. E confermo, sorrisi, gioia e speranza. Grazie davvero di essere stati con noi. Noi ci rivediamo domani, sempre alle 17:30. Buona serata. Grazie. Grazie.